aveva promesso che non avrei più fatto delle interviste televisive perché qualcuno mi aveva suggerito che, vista l'età, mi avrebbero potuto definire tipo d'Alzheimer. Ma vi comunico che respiro ancora e vediamo, giudicate voi se ho sintomi di Alzheimer. Allora, tempo fa ho portato al sindaco di Arco una lettera con una serie di desideri e nei desideri c'erano anche la sistemazione di queste buche. Dopo che avete visto questa sistemazione, che è di anni, parlo di anni, vi faccio vedere qualche altra sistemazione, perché qui quando vengono a parcheggiare in questo posto c'è qualcuno che, scendendo dalla macchina, è il senzompega o si inciampa, detto in italiano. Ecco qua, se venite qua, guardate che bella situazione. Questo qui, vedete questi buchi qua, 1, 2, 3. Ci sarà un po' di terra nel comune di Arco da mettere qui. Adesso vi porto a vedere un'altra cosa, perché di queste che buche, ma ce n'è di più, venite, venite. Ecco, vedi queste qua? Le vedi? Ecco, ma di più. Alcune sono venute su da qua, ecco, qua. Ma c'è di più queste qua, guardate, guardate. Quando uno scende dalla macchina, tempo fa una signora è scesa dalla macchina, anziana, si è inciampata, è venuta in farmacia e l'abbiamo medicata perché scendendo è andata a zona del bus. Bravo dottor Tamarini, bisogna che la manutenzione sia fatta anche apposta. Quanto qua siamo disabili, abbiamo problemi nel deambulare con caduta. Ecco, bravo, che lo dica, ha fatto bene, ha visto Galas? Ha visto? Ecco, se un comune che si chiama Curort deve avere uno schifezzo del genere, chiaro? Ecco. E qua sopra gli hanno messo il cestino. Io per questi cestini ho fatto una battaglia, perché vede chi che smorza sopra le cicche. Anche chi ha problemi con le stampelle, con la carrozzina, non riesce a deambulare. Sì, ma loro stanno in municipio e va nel consiglio, ma non va sul territorio a vedere, porco di quel paporco. E basta, non che altro.